Buonasera signori amici di Telegolfo, appassionati del basket, benvenuti al Pallaborrelli in cabina di regia Tiziana Palombi a raccontarvi questa partita. Davide Guzzardi, oggi ospite del Basket Scauri e la Tiber Basket Roma, formazione che già all'andata ha battuto per 84-70 la squadra di mister Renato Sabatino, che oggi è chiamata a una vittoria tra le mura amiche per sperare ancora in un posto nei playoff. La stagione si è quasi conclusa, siamo alla penultima giornata e l'obiettivo raggiunto per lo Scauri, quello della salvezza, addirittura con il sogno di riuscire ad entrare nelle prime 8 squadre. Attualmente occupa l'ottava posizione a pari merito a 26 punti con Costa d'Orlando e Planet Basket Catanzaro. Andiamo a leggere rapidamente le formazioni in campo. Lo Scauri ha portato oggi alla Pallaborrelli Zolezzi, Ricciotti, Provenzani, Serino, Giammo, Marzullo, Manzo, Varga, Casoni e Longobardi. Per quanto riguarda invece la Tiber Roma, Algeri, Galli, Dal Sasso, Bertoldo, Moretti, Reali, Galli, Ricciardi, Santucci, Valentini e Padovani. Bella la scena alla presentazione degli uomini che si giocheranno questa partita. L'applauso del pubblico del Pallaborrelli riservato a Filippo Bertoldo, un ex di questa partita. Manca 1:20 alla palla 2. I due allenatori Renato Sabatino e Marco Polidori stanno dando le ultime indicazioni ai propri giocatori. Polidori, che è un prodotto del settore giovanile, è arrivato a due finali nazionali Under 20 con l'Under 20 appunto della Tiber, una società che a sua volta si è salvata prima dello scadere di questa stagione, due giornate alla fine, già salva e a due punti, a 24 punti all'undicesimo posto, a due punti dal Basket Scauri. Basket Scauri che, come abbiamo detto, ha festeggiato la salvezza già nella scorsa partita in Sicilia a Capodorlando, sotto anche di un passivo non indifferente, addirittura di 18 punti. Riuscita a ribaltare il risultato. Mancano 15 secondi e tempo di dire quali saranno gli arbitri di gara. Grazie a Lorenzo di San Pietro in Casale. Secondo arbitro invece è Crudele Nicola, un cognome che è tutto un programma. Staremo a vedere se il secondo arbitro di San Secondo Parmense sarà crudele sul serio oppure se sarà abbastanza buono con le due squadre in campo. Suona la sirena, stanno per iniziare i primi 10 minuti di questa gara, la 14ª giornata di ritorno, 29-30. Dopo questa partita saranno state giocate, rimarrà l'ultima, che per il Basket Scauri sarà l'Isernia contro la 16ª, l'ultima in classifica contro il Globo Isernia. Per la Tiber invece si torna in casa contro la terza della classe, la Virtus Cassino. La palla 2 è vinta dai padroni di casa, che subito con Serino si va a mettere nelle mani di Dante Ricciotti, capitano, poi va dal Longobardi che subito ci prova, sbaglia il primo tiro dello Scauri. Dall'altra parte la Tiber con Ricciardi, quasi perde il pallone proprio Bertoldo e torna dal suo numero 13, dall'angolo il tiro, secondo ferro per Andrea Dal Sasso. Bella qui la palla di Ricciotti sotto canestro per Serino, che sbaglia un tapin facile facile. Ha bisogno di riprovarci Davide Serino e ci riesce, mette i primi due punti della partita. Allora adesso la Tiber dall'altra parte, la palla è per Bertoldo, bello scarico dentro per il numero 19, ma sbaglia Padovani, il capitano, subito dall'altra parte, facile facile il canestro di Andrea Longobardi, siamo 4-0. Chiama lo schema Dal Sasso, sfida tra numeri 5 con Ricciotti, lascia a Ricciardi di nuovo per il suo numero 5, va a sfidare la difesa schierata
Palla fuori che arriva a Padovani, si va fuori, attenzione da tre, la palla che ancora va sul primo ferro, il tapin è fallito anche questo da Padovani. Palla fuori per Ricciardi, riceve ancora il pallone, ci prova da tre, ancora una volta il secondo ferro, la palla che scavalca il tabellone, rimessa in campo per lo Scauri. Lungo questo possesso della Tiber che non è riuscita però a concretizzare con dei punti, siamo ancora 4-0 con Ricciotti in possesso di palla. Serino riceve da Giammo, ancora Serino, miglior marcatore della squadra di casa, lo scarico fuori, ancora Serino, di nuovo fuori per Longobardi che ci prova da tre e questa volta entra, subito time out per la Tiber perché spende il largo in questo inizio di partita, 7-0 con i 5 punti di Andrea Longobardi che viaggia una media di 15,2 a partita. Sono 395 i suoi punti prima di questa gara, possiamo arrotondare a 400 con i 5 in questo avvio di gara. Canta il pubblico del Palaborrelli mentre rientrano le squadre in campo con una vittoria. Il Basket Scauri non archivierebbe il discorso playoff, ma sicuramente metterebbe un'ipoteca abbastanza importante in vista dell'ultima gara da giocare contro l'ultima in classifica per difendere questa ottava piazza che è l'ultima effettivamente raggiungibile per la prima parte dei playoff che si giocano per salire in A2. Va sportellate Padovani, non riesce però a concretizzare, al rimbalzo ancora Serino, bella giocata dello Scauri, ci prova da fuori Provenzani, poco efficace però la sua tripla, dove essere stato imbeccato da Ricciotti, qui va fino in fondo il numero 13 Ricciardi, arrivano i due punti del capitano Padovani, va a rimbalzo e in appoggio riesce a mettere i primi due punti per la squadra ospite. E da tre morbidissimo Joshua Giammo, 10-2. Padovani ora fa sportellate, non era Padovani, Valentini, dove mio, subisce il fallo e andrà in lunetta. Mette il primo Andrea Valentini. Ed entra anche il secondo. Attenzione che qui scippa il pallone a Ricciotti, il numero 6 Provenzani ha scippato il pallone, scusate, Bertoldo ha scippato il pallone a Provenzani, il duello tra numeri 6, è andato a segnare l'ex Filippo Bertoldo. Vedo la Tiber che prova a ricucire lo strappo, 16, bello scarico dentro per poi mandare a canestro Daniele Ricciardi. Dieci a otto, ha ricucito lo strappo la Tiber. Provenzani per Ricciotti che porta un po' a spasso la difesa, lascia Giammo che ancora ci prova dalla sua mattonella, primo ferro e al rimbalzo ci arriva dal sasso, da lontanissimo il tiro di Ricciardi, la finisce preda delle maglie bianche di mister Sabatino.
Ricciotti. L'argentino si mette nelle mani di Serino, che pesta la linea di fondo nel suo duello con Andrea Valentini. Rimessa in campo è per la squadra ospite, time out chiamato questa volta da mister Sabatino. ...10-8 il punteggio, due punti quelli di Davide Serino, miglior marcatore della squadra di casa con 499 punti, che ha sfondato quota 500, fate 501, 17,8 la sua media partita. Dall'altra parte ci sono i 401 di proprio Filippo Bertoldo, 401 che diventano quindi 403 con i due fatti in questa partita, 18,2 la sua media di realizzazione. Pronti per ritornare in campo, rimessa fidata da Padovani a Andrea Dal Sasso. Bella palla dentro, bellissimo filtrante di Dal Sasso per Ricciardi, che va a metterne altre due, fanno 4 per lui. E va a metterci le mani Padovani sulla ricezione di Longobardi. Rimessa sarà bianca. Quello qui Longobardi che si gira e tira senza ritmo, a rimbalzo ci arriva Giammò, che qui però spreca il pallone sullo scarico all'indietro. Ancora Dal Sasso, questa volta arma le mani di Valentini, che in appoggio al ferro mette altri due punti. Primo sorpasso, primo vantaggio per la Tiber, palla fuori, secondo ferro per Provenzani, siamo dall'altra parte. C'è un contatto fischiato. Il fallo è di Provenzani. E andrà in lunetta per Daniele Ricciardi. Ed entrano entrambi, 14-10, massimo vantaggio per la Tiber. Ricciotti, Giammò, Provenzani, fanno circolare la palla sull'arco, qui Giammò fa tutto da solo, arriva il fallo sul tentativo di conclusione di Giammò. Fallo del numero 19 Federico Padovani. Giammò in lunetta, entra il primo, ed entra anche il secondo. Meno 2 il Basket Scauri, che recupera un gran pallone con Ricciotti, conquista poi, mantiene il possesso. Proprio lui che va a uscire dai blocchi e a ricevere. La palla per il capocannoniere Serino, palla scherza col ferro ma non entra. Dall'altra parte la Tiber per tornare a più 4, la palla dietro per Provenzani che la trebbe nel secondo ferro, a rimbalzo l'altro numero 6 che è Provenzani, li sto continuando a confondere, Bertoldo, il 6 della Tiber ovviamente. Serino fuori sul perimetro per il primo ferro pescato da Longobardi, il possesso però è ancora il Basket Scauri,
che ha un'altra occasione per acciuffare il pareggio, magari per passare avanti di uno. Ricciotti, le sue finte, lascia andare questo lob bellissimo, disegnato pallacanestro qui Ricciotti, pari 14 a 3-17 dal termine di questo primo quarto. Alza qui la parabola Ricciardi, palla viene recuperata però dal basket Scavoli sul perimetro per Giammò, che ha una mezza idea che non diventa in tira, lascia Ricciotti, fenomenale canestro di Dante Ricciotti che danza passi di tango sotto il canestro, con il gancio mette i due punti del sorpasso, 16-14. Mette il muso avanti il basket Scauri, la rimessa qui con Dal Sasso che fa rimbalzare il pallone proprio sull'altro numero 5 Ricciotti, e guadagna una rimessa in campo a 2.38 dal termine. C'è il fallo del numero 6. Hanno tre tiri liberi per il fallo di Provenzani. E lunetta ci andrà proprio Filippo Bertoldo. Abbiamo detto in apertura di cronaca come è stato applaudito l'ex giocatore dello Scauri. Intanto mette il primo tiro libero. Entra il secondo. E il terzo gli scappa via, però subito il rimbalzo. Ancora una volta sta dominando Padovani al rimbalzo qui. Un'altra segnalazione direttore di gara, altro fallo assegnato alla Tiber. Può ancora attaccare Bertoldo per Ricciardi dentro, murato però Santucci. Giammò per Serino, dall'altra parte fa girare benissimo e poi lo Scauri per liberare al tiro Simone Manzo, la tripla gli esce per un niente, ottima la costruzione, ottimo il tiro, dall'altra parte sbaglia l'altro numero 14 Matteo Santucci. Ricciotti 16-16, Longobardi, rotazione col perno, poi il rimbalzo pescato ancora una volta da Federico Padovani che sta dominando sotto entrambi i canestri da questo punto di vista. Qui Giammò, le sue finte, e va con la mano ad incrociare per il 18-16. Fa tutto il campo praticamente per andare a segnare Ricciardi, tagliato a metà l'area verniciata, puoi andare in sospensione da dietro a segnare i due punti del 18 pari. Manzo per Ricciotti che a questo punto prova a fare tutto da solo, al rimbalzo però ancora Provenzani e Padovani, scusate. Bertoldo arma le mani di Ricciardi, dall'altra parte Manzo sbaglia tutto, palla a metà tra Ricciotti e Serino, l'errore di Manzo, se va a sedersi Padovani, tra in campo Andrea Valentini.
18-18, mancano 30 secondi e spiccioli dal sasso per Ricciardi. Il blocco di Santucci, Ricciardi non ha soluzioni, alla fine pesca in qualche modo Valentini, che si prende un contatto. Andrà in lunetta per i duetti liberi a 17-9 dalla fine, per tentare di chiudere avanti questo primo quarto. Ed entra il primo, già ne ha messi due di liberi questa partita. E il secondo esce, la rimessa però è ancora per i ragazzi con la maglia blu-arancio, sono avanti di un punto. Rischiato un fallo probabilmente a Longobardi. Più di qualche protesta, oserei dire. Fatto sta che dal sasso andrà in lunetta. Primo libero va a segno, il primo punto di Andrea dal sasso in questa gara. Ed entra anche il secondo. Un possesso pieno di vantaggio per la Tiber con dal sasso, che commette fallo su Ricciotti. Ancora Ricciotti che riceve la palla dietro la schiena, poi arma le mani di Giammò, primo ferro va corto e allora scatena in contropiede il numero 4, che alza questa parabola, Alessandro Galli, che non entra. Si chiude il primo quarto, 18-21 il punteggio, vantaggio per la Tiber. Ed eccoci tornati per assistere al secondo quarto di questa Basket Scavri Tiber Basket Roma, ospiti in vantaggio per 21-18, un solo possesso che pieno di vantaggio per i ragazzi di Marco Polidori. Basket Scavri che era partito benissimo lasciando a zero la Tiber, poi la rimonta della squadra romana. Arriva adesso il fischio, ricominciano le ostilità. Primo possesso per gli ospiti. Ci prova subito da tre Matteo Santucci. Rimbalzo ancora per la Tiber, sfruttato alla perfezione da dal sasso, che mette i punti numero 3 e 4 della sua partita. 18-23. Giammò per Ricciotti, esce dai blocchi Manzo, da ricevere, mette il pallone nelle mani di Longobardi, parte da lontano, arriva sotto canestro, troppo forte poi il tentativo di canestro, palla rubata da Ricciotti che guadagna quella rimessa. Bravo Longobardi, ci prova ancora solo, va a prendersi il contatto di Andrea Valentini.
Lombardi, primo libero che va a segno. Secondo prende il secondo ferro, va dritto dritto nelle mani del numero 11 Leonardo Galli della Tiber, che gioca dall'altra parte. Il duello sotto canestro, alza il pallone Valentini, recuperato dalla difesa dopo l'errore del numero 18 Giammò, qui con troppa sufficienza a cercare con un lob Longobardi, recupera palla la Tiber che subito scappa dall'altra parte. Ricciardi lascia lì un paio, poi si perde il pallone, qui gran giocata di Manzo che va fino in fondo, poi pecca di altruismo, cercava Casoni, il risultato è che perde il pallone, lo recupera Santucci che va dall'altra parte, però combina un pasticcio, palla per il Basket Scauri. Longobardi poi a colloquio col direttore di gara mentre va a sedersi Giammò per fare spazio a Raffaele Marzullo. Cambio anche tra le file degli ospiti, esce dal sasso per far entrare Marco Reali. Porta palla a Ricciotti, Manzo esce dai blocchi, Marzullo che riceve, poi lascia ancora a Ricciotti, prova a inventarsi qualcosa, palleggio, arresto e tiro, il ferro gli nega la gioia dei due punti. Reali per il numero 13 Ricciardi, non riesce a concretizzare in due punti, però guadagna quantomeno una rimessa. ...14 secondi per chiudere l'azione, entra in campo Vincenzo Provenzani, sarà a sedere il capitano Ricciotti. Bel pallone qui a cercare Ricciardi che va a segno, subisce il fallo e Andrea Lunetta per il libero supplementare. Fallo se non ho visto mai, dovrebbe essere stato di Manzo. Otto i punti di Daniele Ricciardi nel primo quarto, miglior realizzatore della sua squadra e della partita. Con questo fanno 10, vediamo se sfonda il muro. E lo fa, 11 punti per lui fino ad ora, ma 26 Tiber, 19 Scauri. Manzo adesso prova ad imbastire l'azione offensiva per Longobardi che si allarga ancora una volta, il ferro gli nega la gioia della tripla. La Tiber, Longobardi qui nel marcassetto Reali, palla dentro, perfetta per Andrea Valentini, sono altri due punti più 9 per la squadra ospite. Però subisce fallo Marzullo. Dal perimetro armate le mani di Casoni che dal nulla ne mette 3 nei primi 4, sono 4 i punti del Basket Scauri in questo secondo quarto, 3 ha fatto Casoni, 1 Longobardi. 28-22 per la Tibet, qui grande ancora Casoni che ruba un gran pallone per Manzo, c'è tutto solo
l'azione che si fa più complicata del previsto, alla fine conquista un fallo da proprio Casoni, no, conquista Longobardi che va in lunetta, sofferente Casoni, lui deve aver preso una botta. Entra il libero di Andrea Longobardi che ne ha sbagliato uno. Nella sua precedente esperienza in lunetta, stavolta il secondo entra, mano morbida per Andrea Longobardi, 24 a 28, meno 4 per la squadra di casa che cerca di ritornare avanti. Tiro corto, recupera la palla al rimbalzo Marzullo, serve ancora Longobardi, arriva dall'altra parte Casoni, perfetta qui la scelta di tempo, l'azione del basket Scauri, sono 5 punti di Federico Casoni nel giro di un amen, siamo 26 a 28, meno 2 per il basket Scauri. La Tiber che cerca di arginare il ritorno dei ragazzi in maglia bianca, qui salta Tizio Provenzani a strappare il pallone di mano agli avversari. Potranno riprendere a giocare con una rimessa quando mancano 14 secondi alla fine della durazione e 5 minuti e 53 secondi alla fine del secondo quarto. Galli sospetta infrazione di passi, l'arbitro lo lascia giocare, Manzo a tutta velocità dall'altra parte, c'è sotto canestro con qualche patema d'animo, ma Vincenzo Provenzani ne mette due, deve fermare il gioco Marco Polidori perché dopo essere stato sotto i 9 punti il basket Scauri si rifà sotto 28 a 28, parità a 5 e 37 sul cronometro. Continuano a incitare i giocatori, i tifosi qui al Palaborrelli, davvero un tifo da stadio, cominciano a sventolare anche le bandiere, speriamo non troppo e non occluderci quando abbiamo la visuale a noi qui in piccionaia per fornirvi una telecronaca quanto più possibile completa. E la bandiera che sventola proprio davanti al canestro dalla mia prospettiva, spero che voi, grazie alla camera gestita da Tiziana Palombi, riuscite a vedere tutto meglio di come lo vedo io in questo momento. Grande rientro in partita del basket Scauri a tutta velocità, sotto di 9, parziale quindi di 9 a 0. Andrà a recuperare a quota 28, a riprendere a quota 28 da Tiber Basket, che viene da una sconfitta, quella contro la Pallacanestro Palestrina per 80-67. Due le vittorie consecutive invece del Basket Scauri, che abbiamo già menzionato, quella in trasferta sul campo del Capo d'Orlando. Arrivata al supplementare, il sorpasso decisivo a 43 dal termine. Si sta aspettando non so qualcosa, l'arbitro è a colloquio con i giudici a bordo campo, dubbio comincia a rumoreggiare. Sedersi sul cubo dei cambi intanto Longobardi, l'arbitro a colloquio con lo staff del basket Scauri, sto cercando di capire cosa è successo o cosa sta succedendo. Questa lunga pausa vedremo come inciderà sui giocatori in campo,
particolare proprio sui giocatori della squadra di casa, perché venivano da un momento di gran corsa, di grande agonismo. Fermare il gioco per così tanto tempo potrebbe non essere fruttuoso in termini di prestazione. Parlare con i due allenatori, i due arbitri, perché sembra tutto a posto adesso. Vediamo se si può ricominciare a giocare. Sì, l'arbitro fa rientrare i giocatori in campo. Non era stato segnato un fallo, questo siamo riusciti a intuire, motivo di tanto discutere. 28-28, 5-37 al termine del secondo quarto, possesso per la Tiber. Deve tornare a mettere legno in cascina Reali. La palla fuori e poi dentro per Valentini, che fa la guerra sotto canestro, al rimbalzo però ci arriva Casoni, che è andato benissimo in campo. Provenzani dentro per Longobardi, armate le mani giuste sotto canestro, aggira l'avversario e di gancio mette i due punti del sorpasso. 30-28, un possesso di distanza tra le due squadre. Qui l'errore banale di Reali, che alza il pallone per Valentini, non riesce ad agganciarlo però il numero 18, che adesso lascia il campo per fare spazio a Federico Padovani. Due punti per lui nel primo quarto, ma una presenza costante e ossessiva sotto canestro al rimbalzo. Manzo per Cassoni, che dalla media distanza mette due punti di un'importanza capitale per mantenere il Basket Scauri avanti. Più 4 adesso. Galli trova il modo di servire Ricciardi, che con qualche patema aggancia il pallone. Senza ritmo, una tripla senza nessun senso. Ricciardi prende lo spazio e va a segno. 3-1 Tiber, 3-2 Scauri. Qui c'è il fallo di Longobardi. In attacco, palla quindi alla Tiber. Va a sedersi proprio Longobardi e fare spazio a Davide Serino, solo due i punti del miglior realizzatore di Casa Sabatino. Aspetta quindi che si accenda la miccia di Davide Serino. Tre ancora, tre, rischia. Poi al rimbalzo imperioso Casoni, che è veramente entrato alla grande in campo, servito nello spazio da Manzo, e ancora Casoni, che in un solo quarto fa più punti di tutti. Per quello che riguarda il Basket Scauri sono 9 per lui. Fantastica però la giocata ancora una volta di Daniele Ricciardi, sta tenendo viva la Tiber. 34-33 per i padroni di casa. Marzullo viene a ricevere Provenzani, che la palla si arrampica sul ferro. 36-33, possesso ora pieno di vantaggio per gli uomini in maglia bianca. Reali, la palla, il piede sulla riga dei tre punti, quindi sarebbero stati due. Fatto sta che il pallone prende il ferro e la palla spicchia, adesso finisce tra le mani di Marzullo, che prova a fare tutto da solo.
subisce il contatto. Fallo quindi per e palla per il basket Scauri, rimette piede in campo Matteo Santucci. Quanto riguarda la squadra ospite, Marzullo piedi per terra da tre, solo rete per Raffaele Marzullo, una tripla spaziale, riceve palla piedi per terra, salta in fila la retina con precisione chirurgica, 3-9-3-3, e qui va a prendersi il fallo Daniele Ricciardi. Il fallo è di Davide Serino, che si iscrive al secondo quarto almeno con il fallo. Dieci secondi per chiudere l'azione per la Tiber, la palla nelle mani di Ricciardi, dentro alla ricezione di Santucci che prova in appoggio al tabellone, il rimbalzo è del basket Scauri, avanza Manzo, si fa vedere Cassoni, la palla gli arriva, ci prova da tre, la palla a primo ferro, litigano i giocatori della Tiber al rimbalzo ma alla fine la prendono loro. Ricciardi davanti a Luce Marzullo, sfidato il numero di 13, bello lo scarico per Santucci che si iscrive alla partita, due punti per lui, 3-9-3-5, 4 punti di distanza tra le due squadre, vuol dire due possessi, il primo gestito, qui la palla arriva a Serino che ne mette due, fanno 4 in totale, 1-35 sul cronometro, 4-1 Scauri, 3-5 Tiber. Reali per Santucci, ci prova da 3, contestato il tiro che va lontano dall'entrare, qui riesce in un mezzo miracolo Serino che non si concretizza in maniera totale perché non riesce a segnare il canestro Provenzani a rimorchio. Palla sotto le gambe di Padovani per Santucci che ne mette due, torna a meno 4 a Tiber con il canestro di Matteo Santucci. Rischia di riprendersi il pallone lo Scauri, ci prova a tre Serino, la palla non entra dopo aver litigato con il ferro, rimbalzo la vince la Tiber. Ricciardi chiama il movimento di Reali per liberare al tiro da tre Santucci che riporta a meno 1 la Tiber. Orchestrata questa azione dal numero 13 Daniele Ricciardi, movimento di Reali per liberare spazio a Matteo Santucci, 7 punti per lui in questo secondo quarto, subisce il contatto Marzullo. Arrivata al limite la Tiber, quindi va in lunetta il numero 13, ma non prima del time out. Si è rifatta sotto prepotentemente la squadra ospite, un solo punto a dividere le due squadre, mentre aspettiamo che Raffaele Marzullo vada in lunetta, vedere quindi come andrà questa sfida uno contro uno contro il canestro. 41-40 con lo Scauri che ha rimontato uno svantaggio che poteva iniziare a farsi pesante, ma veramente ha iniziato questo, ha ripreso a un certo punto questo secondo quarto con le unghie e con i denti, andando a gran ritmo, a grande velocità, la stessa che sta mantenendo questo finale. Tiber ha subito un po' il contraccolpo, poi grazie ai punti di Santucci, ma la straordinaria regia di Daniele Ricciardi è riuscita a rimettersi all'inseguimento. Dall'altra parte gran gioco di squadra da parte della squadra di Renato Sabatino con Federico Casoni, il vero mattatore di questa seconda frazione di gioco.
1 su 2 lo score di Marzullo, ma al rimbalzo fa la guerra Serino, che va a prendersi non solo il pallone ma anche il fallo. Fallo commesso dal numero 19 Federico Padovani, il capitano della formazione ospite. Andrei e va in lunetta Serino. Il primo tiro litiga con entrambe le parti del ferro, quello che è importante è che poi ci caschi dentro, e infatti secondo libero, la fotocopia del primo, con un po' di patema d'animo Davide Serino realizza entrambi i tiri liberi, e per andare alla sirena tenta la preghiera Daniele Ricciardi, la palla non entra. 44 Scauri, 40 Tiber, in vantaggio la squadra di casa alla fine di questo secondo quarto. Ci vediamo tra pochissimo per il terzo quarto, all'inizio quindi del secondo tempo, sempre qui al Pala Borrelli. È tutto pronto per l'inizio del terzo quarto tra Basket Scauri e Tiber Basket Roma. Padroni di casa in vantaggio per 44-40, è la penultima giornata del girone D della Serie B. I 9 punti di Cassoni, gli 8 di Ricciardi, quelli che hanno dominato nella seconda porzione di gara. Subito il possesso per i padroni di casa. Palla per Serino, che ha bisogno di sbloccarsi ampiamente sotto la sua media realizzativa, e inizia subito con 2 punti che diventano 8 in partita, 17.8 di media, quindi ancora più della metà sotto i suoi standard. Avrà 2 quarti per ampliare il suo bottino, mentre qui è un tiro contestato a Santucci che va a segno. Santucci, che anche lui di punti di a partita ne fa 14, con questo sale, questi due sale a 9. Il fallo del numero 14 Matteo Santucci su Federico Casoni, vero mattatore del secondo quarto. 9 punti, la sua media è di 2.6, di ampiamente ritoccata in positivo. La palla buona per lo scarico, al rimbalzo lotta avanzo e va a ripetersi il pallone. Casoni per Marzullo. Serino, in isolamento Serino sotto canestro, va a fare la guerra e ne sbatte due in faccia, 48-42. Il tiro invece è facile per Andrea Valentini, sale anche lui a quota 9. Serino per Manzo, il blocco di Serino e la tripla di Simone Manzo, che si iscrive anche lui alla partita con 3 punti importantissimi, perché fa volare lo Scauri a 51. Deve reagire, lo fa subito con Dal Sasso, che va ad appoggiarne 2. Marzullo, Serino, ancora una volta ricezione quasi al gomito sotto canestro, fa la guerra, riesce a mantenere il possesso bene Manzo, ancora per Serino che vince ancora la guerra sotto canestro, e sono altri 2 punti per Davide Serino. Aspettava il Basket Scauri che si accendesse il proprio cannoniere, e l'ha fatto, lo sta facendo in questo terzo quarto. 6 punti segnati in totale, 6 solo in questo terzo quarto, fanno 12 per Davide Serino, che ha 17.8 di media, l'abbiamo detto più volte, quindi si avvicina al suo score abituale. Palla fuori per Dal Sasso, che sbaglia questo incredibile, qui la palla tenuta dal Basket
Scauri per Cassoni, che va a mettere altri due punti, sale a quota 11, ma gli applausi del Palaborelli sono per tutti i componenti della squadra. Questo lancio profondo, Marzullo a inseguire il pallone, a riuscire a tenerlo in campo, aiutato da Provenzani, alla fine Cassoni a mettere due punti. Contestato il tiro con il fallo da Manzo su il numero 13 Ricciardi, che ha 16.0 di media, sono 16 fino ad ora in partita. Il resto va in lunetta per aumentare il suo bottino di guerra. ...55-46... 9 punti di vantaggio del basket Scauri, mentre segna il primo libero Daniele Ricciardi, quindi va a 17, fate anche 18... 55-48... 7 punti di vantaggio per i padroni di casa. Adesso prova ancora una volta a battagliare, c'è infrazione di passi per Davide Serino, che ancora una volta ha provato a fare la guerra da solo sotto canestro contro le maglie blu della Tiber dal Sasso. Si appoggia ancora a Ricciardi, prova a disorientare Marzullo, ci riesce, ma deve comunque scaricare il pallone per Valentini, che dalla media distanza ne mette altri due. Meno 5 Tiber, la serie di 4-0. Quella palla otto canestro per Cassoni, era buono il cross di Marzullo, la palla però si perde oltre la linea. Possesso per la squadra ospite, 6 e 18 sul cronometro, 5-5-5-0. Quindi una lay-up praticamente di Dal Sasso per Bertoldo, che si crea lo spazio per andare a tirare da 3, al rimbalzo la prende Davide Serino. La corsa di Provenzani, che era andato a canestro ma non viene convalidato, c'è il fallo di Dal Sasso, non è iniziata l'azione di tiro per il direttore di gara, quindi non vale il canestro e non ci sono liberi, mentre esce un fantastico Federico Cassoni, che tra secondo e terzo quarto ha messo a segno 11 punti. Entra in campo Andrea Longobardi, mette alla rimessa, ci va Provenzani, la palla ceduta al capitano Ricciotti, Marzullo per Serino, nell'angolo c'è ancora Provenzani, scelto Ricciotti, Longobardi a spallate con l'avversario, subisce il fallo, ancora una volta però non era iniziata l'azione di tiro, il fallo dovrebbe essere stato del numero 19 Federico Padovani, che deve cominciare anche a stare attento a questo punto alla conta dei falli. Marzullo, Ricciotti, ancora per Marzullo, va a fare blocco Longobardi per Marzullo, la palla non prende nemmeno il ferro, troppo lunga. Dopo l'impatto col tabellone va in possesso degli uomini maglia blu e arancione. Isolato Ricciardi, prova a fare tutto da solo, allunga la parabola e sono altri due per Daniele Ricciardi, che è il primo ad arrivare a quota 20. Ricciotti nell'angolo per Longobardi, la tripla pesca a primo ferro, Ricciotti al rimbalzo, deve fare tutto da solo sulla linea di fondo, c'è il pallone fuori a Provenzani che sbaglia ancora da 3, rimbalzo era per la Tiber che tocca prima mandando il pallone fuori, una timida protesta da parte di Daniele Ricciardi, la palla è per il basket Scauri, pronto a entrare Giammo, a sedersi Raffaele Marzullo. 4 punti per lui nel secondo quarto,
tali sono rimasti anche in questo inizio di terzo. Se è andata la prima metà di questo terzo quarto, 4.50 sul cronometro, Ricciotti in possesso, pestata a linea dei tre punti per l'arbitro, sono tre, ne convalida tre, 58-52. Risponde, o meglio ci prova a rispondere dall'altra parte dei Ricciardi, se viene fischiato un fallo. Intenzionale a Ricciardi, a Ricciardi, va a chiedere spiegazioni. Fatto sta che saranno liberi e possesso per il basket Scauri. Ricciotti non sfrutta il libero. Continua a protestare Ricciardi, che deve stare attento. Infatti va a parlare con il suo allenatore. Entra il secondo libero. 59-52 per la squadra di casa, che ha ancora il possesso del pallone. Serino per Provenzani fino in fondo, alza e poi il tap-in di Serino, che va a incitare proprio i tifosi. Time out per la Tiber, 61-52, torna a più 9 la squadra di Renato Sabatino. Arrivato a 14 punti Davide Serino, si avvicina ai suoi 17-8 con ancora 4 minuti e 15 secondi da giocare per chiudere il terzo quarto. Sarà poi l'ultima frazione di gara per chiudere questa Scauri Tiber, con i padroni di casa avanti 61-52. Con una vittoria il basket Scauri resterebbe ancorato all'ottavo posto, ultimo valido per i playoff. Ancora una partita da giocare, ma in casa dell'ultima in classifica, il Globo Isernia, che finora ha conquistato solo 4 punti. Chiama lo schema dal sasso, lo scambio tra Bertoldo e Padovani, che adesso va da 3, secondo ferro, al rimbalzo ci va Longobardi, alla tocca fuori. Dal sasso per Padovani, ancora dal sasso, deve cercare soluzioni, allora prova ad andare da solo, alza tutto, ma non riesce né nella prima né nella seconda né alla terza volta. La Tiber si va dall'altra parte, allora Giammò arma le mani di Provenzani, la tripla esce mentre è rimasto a terra sotto canestro dall'altra parte un giocatore della Tiber, si tratta di Andrea Valentini, e solo ora l'arbitro ferma il gioco. Giammò va subito a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, è stato fischiato, sono fischiato un tecnico alla panchina, veementi proteste proprio per questo contatto. Un altro tecnico segnato questa volta al numero 19, Federico Padovani,
situazione che comincia a farsi molto delicata per la Tiber, con Andrea Valentini che non accenna a rialzarsi. Arrivata la barella, deve salirci su, che non sembra essere proprio nelle condizioni di poter stare in piedi. Deve entrare probabilmente Matteo Santucci. Momenti un po' delicati questi qui, con Valentini che esce in barella, l'applauso di tutto il Palaborrelli per il giocatore sfortunato, quel contatto sotto canestro finito giù. Gabito poi ha dovuto interrompere la gara, adesso si dovrebbe riprendere dal tecnico fischiato contro il numero 19 Padovani. Andrà Giammò dalla lunetta. Entrano i liberi di Giammò, raggiunge quota 9, il numero 9 del Basket Scauri. Ancora a terra dall'altra parte Valentini, stato a bordo campo. Giammò, blocco di Serino, Giammò va da Ricciotti che può avanzare tutto solo, sbaglia però. La palla resta ferma sul primo ferro, c'è il fallo di Serino. Il tentativo di andare al rimbalzo. Dal sasso, proprio per Santucci che subito ci prova, primo ferro. La palla dà l'illusione di entrare, non ha voluto. Rialza la parabola Ricciardi, bravo poi a resputarla fuori dopo il primo ferro. Deve mantenere il possesso per la Tiber, qui capolavoro di Filippo Bertoldo che dopo i 4 punti del primo quarto non si è visto più. 63-54. Però nell'angolo per Provenzani, la bomba di Provenzani, sono 3 e massimo vantaggio per il Basket Scauri che va più 12, 66-54 con 2:18 da giocare. Risponde da 3 ancora Bertoldo, la palla non entra, rimbalzo solo maglie bianche, Ricciotti la alza per Longobardi, un po' lunga, non riesce ad andare a canestro, se non facendo a spallate c'è il fallo però proprio di Longobardi, infatti sì, possesso per la Tiber e cambio, torna in campo Federico Cassoni, va a sedersi Davide Serino. Al sasso, Ricciardi, la palla per il tiro in sospensione di Santucci che non va, Ricciotti è già dall'altra parte, palla in mano per Longobardi che finta la tripla e da sotto. Gran gancio di Andrea Longobardi, sarà la quota 12,
5 punti nel primo quarto, 5 nel secondo, 2 in questo terzo. Non riesce ancora Ricciardi dal sasso al rimbalzo per le mani di Bertoldo, che mette la tripla 68-57. Ciotti bene per Casoni, il canestro però deve tornare dal suo capitano che gli restituisce il pallone, prende lo spazio. Non riesce però a concludere verso il canestro, la palla viene deviata in rimessa per il basket Scauri, che avrà 6 secondi per chiudere l'azione. Giammo, primo ferro, al rimbalzo ci arriva Padovani, subito dall'altra parte. Bertoldo deve inventarsi qualcosa, Bertoldo riesce a far arrivare il pallone a Santucci che ci litiga, rimessa però è bianca nel contrasto con Longobardi, ha avuto la peggio il giocatore della Tiber. Gioco fermo perché l'arbitro ha ordinato di spostare Valentini dalla sua posizione a fondo campo. Ed esce in barella dal Paolo Borrelli il numero 18 della Tiber sotto gli applausi del pubblico di Scauri. Bello il gesto per lo sfortunato giocatore della squadra ospite, Ricciotti, in possesso, per l'ultimo possesso di questo quarto per lo Scauri. Ricciotti non riesce a metterla dentro, poi commette fallo sul rimbalzo di Santucci. Secondo fallo per il capitano del basket Scauri. Dieci secondi meno adesso da giocare. Ultimo possesso per la squadra ospite. Qui un gran canestro di Daniele Ricciardi. E segna! Era riuscito il miracolo a Giammò. L'arbitro però non convalida il canestro, è riuscita una cosa incredibile a Giammò, l'arbitro non la convalida, si becca comunque gli applausi di tutto il Paolo Borrelli, ha fatto subito segno di no il direttore di gara, è uscito un capolavoro, la preghiera dalla propria area praticamente per chiudere in maniera rocambolesca questo terzo quarto che si chiude 68-59 per il basket Scauri. Ci siamo, sta per iniziare l'ultimo capitolo di questa sfida. Basket Scauri avanti 68-59. Tutti in piedi. Gli spettatori al Paolo Borrelli, l'applauso per la squadra in campo che saluta con questa partita i suoi giocatori. Ultimi 10 minuti della stagione regolare qui al Paolo Borrelli. Poi per lo Scauri ci sarà la trasferta di Isernia. Tiber in possesso, pubblico in delirio. Mentre inizia con una tripla dell'ex di Filippo Bertoldo, che sarà quota 12. Torna in linea di galleggiamento la Tiber 68-62. Due possessi pieni di vantaggio per la squadra di Renato Sabatino e del secondo Vincenzo Pontecorvo. Ricciotti fuori per Longobardi.
che restituisce il pallone dentro per Provenzani. Il canestro per nulla semplice. Dall'altra parte però da tre arma il braccio Ricciardi. Dall'altra parte è stoppato Casoni, non c'è un attimo di tregua, da una parte e dall'altra si corre come i pazzi. Dal Sasso adesso prova a mettere un po' di calma, 70-62. Dal Sasso mancano idee alla Tibe, dal Sasso si mette in proprio al rimbalzo dopo l'errore del numero 5, ci arriva Federico Casoni. Veramente altissimo il contributo del numero 23 del Basket Scavoli, la palla per Giammoca, una mezza idea che non diventa intera, ci prova adesso Joshua Giammo, la tripla del più 11, dopo che gli hanno tolto un incredibile canestro sulla sirena nel finale del terzo quarto, inizia il quarto periodo di gioco così. L'errore poi da tre di Bertoldo, si è subito dall'altra parte con l'altro numero 6 che prova a entrare, lascia Giammò che ci prova ancora da tre! Joshua Giammò, lo sei in un amen, time out Tiber, 7-6 Scauri, 6-2 per la Tiber Roma. Quattro. 14 punti di distacco tra le due squadre con lo Scauri che ha messo la quinta e sta provando a scappare via. Due triple bestiali di Joshua Giammò che era fermo a 9 punti dopo i primi 3 quarti di gioco. Ne ha fatti 6 adesso, fatevi i conti, è anche facile. Non sono 12, sono 18. No, ovviamente no, sono 14. Mi sto imbinando io i numeri? No. Sono 15, la tabellina del 3 mi è nemica. Sono 15 i punti di Joshua Giammò che ha 10,8 di media, quindi ben superata la media punti a partita. Si è fermato Serino sotto la sua media, ci stanno pensando i compagni con Ricciotti che l'ha superata. Provenzani no, ancora sotto Giammò, l'abbiamo appena detto, ma Casoni l'ha superata di gran lunga. Dal Sasso da tre prova a rispondere al fuoco con il fuoco Bertoldo, primo ferro e rimbalzo Scauri. Ricciotti chiama lo schema, Longobardi fuori per Provenzani che si rimette tra le mani sulle mani di Ricciotti. Il cambio di gioco dall'altra parte di Longobardi per Giammò. Il gioco di Giammò che prova a prendersi il fallo sulla sirena. C'è poi il fallo di Casoni che era andato al rimbalzo. Fallo di Casoni. Il primo fallo per Federico Casoni. Sasso per Ricciardi, lui fa tutto da solo, si butta dentro, alza il pallone, non entra, ma c'è il fallo ancora del numero 23, secondo fallo per Federico Casoni, questo manda in lunetta però Daniele Ricciardi, mette il punto numero 23 della sua partita. E direi che possiamo dire anche 24 per Ricciardi, anche lui sta avendo il lavoro perché non sta avendo Bertoldo. 16-0 la sua media, insomma 24 in questa partita. Giammò, Ricciotti può giocare adesso anche col cronometro, anche se siamo lontanissimi dalla fine. Si chiama un fallo che non c'è, Ricciotti
la palla che si infrange contro il ferro e la Tiber dall'altra parte. Santucci, il blocco di Padovani e sono 3 punti per Santucci. Punteggio palindromo 76-67. Giammon prova a sfruttare il blocco ai Longobardi, poi lascia il pallone, gli ritorna tra le mani Giammon, la finta, manda al bar! Giammon! Mamma mia Giammon! 3 triple in questo quarto quarto per il numero 9. Pelotta al rimbalzo con Casoni che si va a prendere il pallone. 79-67, Giammon ha ammazzato la partita. Mano caldissima, il passaggio dietro la schiena per Longobardi, esagerando un pochino. Longobardi spinge l'avversario, commette fallo, si lamenta ma è fallo. È il quarto fallo di Longobardi, che andrà a sedersi, penso, in panchina, sì. Tramanzo, esce anche Ricciotti, è diventato Serino. Moretti, Bertoldo. Abbiamo lo spazio in area, bello il passaggio di Bertoldo, palla schiacciata per terra per Santucci, 2 punti per lui, sono 5 in questo quarto quarto, siamo dei 9 della partita fino a questo momento. Prova poi da 3 Provenzani, palla scheggia il ferro e niente, è palla da Tiber. Moretti, porta palla, fa vedere, attenzione, la palla scippata da Serino, bravissimo a rimediare al proprio errore Bertoldo con il pallone che viene sputato via dal ferro, tentativo di Daniele Ricciardi di rimpolpare il suo carnet. Giammon, 4 minuti e 30 da giocare. Giammon fuori, bene la circolazione di palla per Casoni. Federico Casoni è il festival delle bombe. 8-2, 6-9. E a questo punto si iscrive alla partita anche Santucci, un'altra tripla, la seconda del suo quarto periodo. Giammon per Provenzani, che subisce il contatto. Terzo fallo per Daniele Ricciardi, se ho visto bene. Giammon, Serino, poi lo spazio per andare al tiro per il numero 14 Manzo, che però sbaglia al rimbalzo, sono maglie blu. Matteo Santucci, questo è Daniele Ricciardi, ancora a segno, con i suoi punti diventano 26. Torna sotto quota 10 la Tiber. Serino da solo contro 2 avversari, fa la guerra, non alza il piede, poi arriva come un treno a rimorchio Casoni, ma la palla è della Tiber che non riesce però a sfruttare la superiorità in attacco. Qui fallo, brutto fallo del numero 6.
andiamo a vedere, terzo fallo per Provenzani, subito un brutto colpo, Moretti che però si rialza. Moretti e supera di uno 0,1 la sua media a partita, 1,9 in questo secondo le statistiche che mi sono state fornite. Siamo ancora in possesso di palla, proprio Moretti che cerca di scappare via e va a mettere un gran canestro. Attenzione perché si rifà sotto la Tiber, 82-78, 4 punti di distacco. Qui però commette fallo il numero 7. In lunetta stavolta ci va Simone Manzo. Secondo fallo per Adriano Moretti. Due e 39 sul cronometro. Entra il primo, non senza qualche difficoltà. Ed entra anche il secondo, sale a quota 5 Simone Manzo dopo i 3 punti nel terzo quarto. Palla fuori per la tripla di Santucci. Attenzione, meno 3, un possesso pieno di vantaggio per lo Scauri. E time out per Sabatino su questa palla persa. 84-81, lo Scauri stava dilagando in questo quarto quarto. È stato il ritorno in modo non vogliamo dire clamoroso, ma quasi, della Tiber. Sentiva ormai l'odore del sangue la squadra di Sabatino, ma non ha azzannato alla giugulare questa partita. È rientrata la squadra di Polidori per questi 2 minuti e 20. Se siete appassionati di basket vi consigliamo assolutamente di guardare, che è una partita davvero dai mille volti, la dimostrazione, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che in questo sport veramente non è finita finché non è finita. I 9 punti di Giammò, scavalcati solo dai 10, anzi dagli 11 di Santucci. In questo quarto quarto erano fermi entrambi a 9 alla fine del terzo. Secondo ferro per Ricciardi, attenzione al contropiede, Longobardi si perde per un attimo il pallone ma mantiene il possesso. Giammò chiama Manzo che blocca la sfera, ancora nell'angolo per Giammò, primo ferro, volta un po' più fredda la mano del numero 9, poco ritmo per questo tiro, scelta un po' frettolosa forse questa degli uomini in maglia bianca. Adesso attenzione a Ricciardi, la palla dietro a Padovani, la lascia nuovamente nelle mani di Ricciardi che va a fare a sportellate con Manzo. Il fallo è del numero 14, raggiunge tra altre cose il limite la squadra di casa, il quarto fallo per Manzo. Ma sbaglia il primo libero Daniele Ricciardi, palla pesantissima nelle mani del numero 13 della Tiber Roma. Entra il secondo, 84-82, resta un possesso.
anche se non pieno di vantaggio per lo Scauri, che però adesso è al limite dei falli. Quindi attenzione, ogni contatto può portare in lunetta la squadra ospite. Ricciotti per Serino, la palla nelle mani di Longobardi, il movimento di Longobardi, primo ferro e al rimbalzo ci arriva Santucci, che davvero sta facendo la differenza in questo quarto periodo. Palla nell'angolo per Bertoldo che pesta la linea. Turnover, cambio di possesso, palla allo Scauri, palla persa banale da parte dell'ex Filippo Bertoldo. Pesta la riga di bordocampo. Ricciotti a far scorrere anche i secondi per gestire il cronometro al meglio. Perde palla però Ricciotti, attenzione alla Tiber che si rovescia dall'altra parte. Bello il gioco di Moretti, la palla per Santucci e questa volta non riesce da tre. Allora Ricciotti, proprio Santucci che lo va a braccare, prova a toccare il pallone, commette fallo il numero 14. Palla ancora per il Basket Scauri che ha 17 secondi per chiudere l'azione. Deve trovare un canestro, terzo fallo per Matteo Santucci. Ricciotti. La stoppata qui di Padovani per l'arbitro però è fallosa, quindi sono due tiri liberi ed è quinto fallo per Federico Padovani, il capitano della Tiber. Deve andarsi a sedere in panchina, non ha parole Marco Polidori, mimato in maniera abbastanza chiara l'arbitro. Che tra le altre cose non ci sono i liberi per Ricciotti, quindi non era stata considerata azione di tiro. Tiber costretto a giocare questi ultimi secondi senza il proprio capitano. Deve segnare il Basket Scauri, mancano 3 secondi alla fine dell'azione. Manzo ci prova, il tiro non entra, ma c'è il fallo del numero 13. Quarto fallo per Daniele Ricciardi. Soprattutto va in lunetta Manzo, dovessero entrare tutti e due i liberi, entra il primo, 2-2 per Manzo. Nella sua precedente esperienza in lunetta diventano 3-3, questa palla è pesantissima ed esce fuori, ma l'imbalzo ci arriva Longobardi e non manca niente, è finita. No, il cronometro mi ha giocato un bruttissimo scherzo, sono 12 secondi, c'è il fischio dell'arbitro, il fallo della Tiber che raggiunge il bonus e festeggiano i giocatori del Basket Scauri, festeggia il pubblico sugli spalti. In lunetta ci va Andrea Longobardi, 3 punti di differenza, il Basket Scauri dovrebbe sbagliare entrambi i liberi, ma entra il primo e Longobardi all'asciutto in questo quarto, segna il suo 13° punto partita, diventano anche 14 game, set e match probabilmente per il Basket Scauri che va a più 5. Mentre qui segna col fallo, attenzione, veramente non è mai finita in questo sport, c'è il fallo. Su Leonardo Galli, se non vedo male.
esce libero supplementare, il rimbalzo di Serino, commesso fallo sul numero 8, si va dall'altra parte con 4 secondi e 9. Io mi astengo questo da dire qualsiasi cosa, visto che mi sono alzato a dire due cose e sono state smentite tutte e due, quindi mi silenzio per il bene di tutti gli spettatori, delle coronarie, di tutti, le mie comprese. Galli ha segnato due punti, ha sbagliato il libero supplementare, ha segnato il primo libero Serino, ha sbagliato il secondo e finisce qui la partita tra Basket Scauri e Tiber Basket Roma, padroni di casa che battono gli ospiti per 88 a 84. 4 punti di distacco in una partita veramente dove abbiamo vissuto le montagne russe più ripide possibili, ed è così che il Basket Scauri doveva salutare il pubblico del Pallaborelli per questa stagione regolare, che va a chiudersi con la terza vittoria consecutiva per la squadra di Renato Sabatino, che sale a quota 28 punti in classifica, ancorata a questo ottavo posto che può voler dire playoff in attesa dell'ultima gara a Isernia contro il Globo, ultima in classifica. La Tiber Basket invece subisce la seconda sconfitta di fila in questo finale di campionato, adesso tornerà in casa a giocare contro la Virtus Cassino, terza forza del campionato, chiaramente vuole fare punti per guadagnare posti in griglia playoff. E direi che per questa cronaca, per la cronaca di questa partita è tutto. Basket Scauri vince 88-84 sulla Tiber Basket Roma. Noi vi lasciamo alle interviste del post partita con i giocatori del basket che esultano al centrocampo e il pubblico del Pallaborelli che esulta sugli spalti. Come abbiamo detto, vi rimandiamo alle interviste post partita e a tutti gli appuntamenti sempre qui con Telegolfo. Da Tiziana Palombi e Davide Cussate, grazie di averci seguito. Sabatino, una vittoria al termine di una partita incredibile, delle vere e proprie montagne russe, abbiamo detto in cronaca, tant'è che io ho preso dall'adrenalina, ho sbagliato parecchio nel finale di quarto. Non c'era miglior modo per salutare almeno in stagione regolare il Pallaborelli. Noi volevamo innanzitutto questo, perché io dico che ce lo siamo meritati un po' contro tutto e contro tutti, contro le critiche, contro gli applausi, contro tante situazioni, però la mia squadra è stata un gruppo veramente forte, educato, ha lottato, abbiamo pianto, abbiamo sorriso, abbiamo gioito, ci siamo disperati, però devo riconoscere una cosa, che la salvezza ce la siamo presa con le mani nostre, battendo sia la Luis che Capodoglio. Adesso è chiaramente tempo di fare i bilanci e quello che riguarda questa stagione è... Abbiamo detto le parole del vostro GM, l'obiettivo era la salvezza, ma siete all'ottavo posto e la prossima è contro l'ultima in classifica, diciamo che vi potete guadagnare, vi siete guadagnati sul campo magari anche questa possibilità di fare un altro sogno. Guarda, deve succedere un miracolo, perché Capodorlando ha perso in casa, domenica va a giocare a Catanzaro e non c'ha più motivazioni, per cui Catanzaro vince, anche se noi vinciamo a Isernia. Andiamo a 30 tutte e due e loro vincono per lo scontro diretto. Ok, quindi deve succedere un miracolo, però se un miracolo è stata la salvezza non è un buon motivo per non crederci. Lottare fino alla fine, oggi è stata la vittoria della squadra, quando Serino, il vostro diciamo miglior bomber, per rubare un termine al calcio, è sembrato un po' con le polveri bagnate. Abbiamo visto una grande prestazione da parte di tutto il collettivo, senza contare proprio il quarto periodo di Giammo, che ha messo una bomba dietro l'altra, creandovi quel gap che vi è servito poi per arrivare davanti alla fine. Effettivamente è stato così, però sai, può capitare che in 30 partite Serino, che ha giocato tanti minuti, abbia un attimo d'appannamento. Mi levo tanto di cappello a lui, professionista serio, bravissimo giocatore,
è bravo a cementare i piccoli con i grandi. Adesso devo fare una domanda un po' scomoda, io se non vado male a memoria, e solitamente lo faccio, quindi le chiedo scusa e dirò una castroneria, ma dopo una grande stagione a Scauri lei diede insomma l'addio a questa panchina per poi tornare sulla panchina dello Scauri. Questa è stata una grande stagione per quello che riguarda gli obiettivi conseguiti, l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina dello Scauri? Guarda, i matrimoni si fanno in due, io ti faccio una promessa. Io a Scauri come ambiente, come tifosi, come persone, come calore, come passione mi trovo benissimo. Poi è ovvio che ci si rimette a tavolino, verificare i programmi e tante altre piccole cose. Quindi adesso per chiudere le faccio proprio un paio di domande rapide rapide, due pillole. La prima, qual è la gemma che lei si tiene in vetrina di questa stagione? E una parola proprio sul pubblico che oggi è stato per l'ennesima volta letteralmente da stadio. Allora, parto dalla seconda. E ti dico onestamente che questo pubblico è stato commovente, è stata veramente di una passionalità incredibile, ha aiutato i ragazzi ma soprattutto l'ha aiutato a farla crescere. La gemma è semplice, aver lavorato su un gruppo e vederli un giorno magari salire con Scauri in una serie superiore. Siamo qui con Joshua Giammò, uno dei protagonisti di questa partita. Cominciamo da un dato statistico, 10.8 di media, oggi 18 punti e questo quarto quarto da favola. Ti vediamo un po' arrabbiato, noi sappiamo anche perché, perché a microfoni spenti ce l'hai detto, ma cominciamo da questa partita. No, sono un po' amareggiato perché, come dicevo prima, ho saputo dei risultati e con la vittoria di Catanzaro a Palestrina adesso la corsa verso i playoff si fa dura. Per quanto riguarda la partita, no, la volevamo vincere, la dovevamo vincere e l'abbiamo vinta. E abbiamo fatto una bella partita di squadra e nient'altro. Di me non voglio parlare, sì, è andata bene, però preferisco dire che abbiamo fatto una partita di squadra eccellente. Alti e bassi che li hanno fatto rientrare, però alla fine abbiamo vinto. Diciamo che tra gli altri ci poteva stare quella tripla alla sirena del terzo quarto, che purtroppo però non è stata convalidata. Secondo me era buona, poi si rivedrà la partita e vediamo, però sì, era una cosa, sarebbe stata una cosa bellissima, però non l'hanno convalidata, pazienza. Abbiamo saputo che, a meno dalle parole che abbiamo sentito da parte del vostro general manager, è stata una stagione abbastanza travagliata dal punto di vista dei giudizi, della consapevolezza di quello che questa squadra poteva e doveva fare, e sappiamo che la gioia più grande è stata comunque quella di raggiungere una salvezza meritatissima sul campo, e penso che la risposta migliore che potete avere è stato il pubblico di questo pomeriggio, che come commentavamo anche con il mister, è stato con il coach, anzi io mutuo termini da vari sport, è stato veramente da stadio, lui l'ha addirittura definito commovente. Sì, per quanto riguarda la stagione, più o meno è come quella dell'altro anno, cioè le aspettative erano le stesse. Io sono arrivato a metà anno, però posso parlare per quanto riguarda tutto l'anno. Sì, c'era molta gente che era scettica, non si aspettavano questi risultati, soprattutto non si aspettavano che a tre giornate dal termine della stagione potessimo ancora lottare per accesso ai playoff. Ripeto, adesso sono più difficili, però comunque siamo in lotta. E niente, sì, poi giocare con questo pubblico, non solo per gli ultra ma anche tutto il resto, perché comunque tifano anche loro, è una cosa bellissima, è anche uno dei motivi per cui ritorno sempre a Scauri, perché di Rifederafa sto sempre qua. Però sì, non mi posso lamentare, la stagione è stata dura, per quanto riguarda la metà anno in poi quando sono arrivato io è stata tosta, però soddisfacente, perché arrivati ci siamo salvati matematicamente alla terzultima giornata e adesso la penultima è finita e all'ultima giornata siamo ancora in lotta per i playoff con una tipologia di squadra quella che è, perché sicuramente non è da primi quattro posti, però stiamo dimostrando di poter lottare per i playoff, quindi sicuramente per i primi otto posti ci stiamo. Potrebbe essere proprio il collettivo la chiave del vostro successo in questa stagione, anche perché andando a vedere le medie non c'è nessuno che supera i 20 punti di media partita, e questo vuol dire che c'è un enorme supporto del collettivo a mettere punti in cascina, e sono i punti che vi hanno consentito poi di salvarvi con tre giornate d'anticipo. Sì, come ti ho detto prima, io parlo di squadra e siamo una squadra di ragazzi, più che sul campo, fuori dal campo, ottimi, eccellenti, proprio non posso dire nulla, siamo una squadra che si mette
tutti i giorni in allenamento a disposizione per l'altro, cerchiamo sempre di trovare qualcosa per aiutare il compagno, non facciamo mai quel tiro in più perché magari qualcuno si vuole aggiustare la statistica, ma siamo un gruppo bellissimo e spero che da fuori si veda questa cosa, i risultati parlano comunque, quindi siamo là, quindi non posso dire nulla. Per chiudere ti voglio chiedere qual è stata secondo te la partita della svolta comunque in questa stagione, quella che ha fatto pensare sul serio che potevate raggiungere questo obiettivo, e senza parlare quindi della possibilità o meno quindi di approdare ai playoff, come abbiamo già commentato anche col coach, si fa sempre un po' più remota col passare delle ore. E quali sono poi i propositi per l'anno nuovo? Facciamo come se fosse Capodanno, quali sono i buoni propositi per l'anno nuovo? Allora, la partita che ha svoltato l'anno, allora, noi siamo sempre stati abbastanza realistici e volevamo salvarci il prima possibile, quindi di playoff sì, se ne parlava, però non tantissimo. Secondo me, te ne dico due, perché secondo me sono due le partite, secondo me le due partite che hanno svoltato la stagione sono la vittoria a Cagliari fuori casa e la stessa la vittoria a Valmontone fuori casa. Quelle secondo me ci hanno fatto rendere conto realmente di quello che siamo, di quello che possiamo fare, di quello che potevamo e che possiamo ancora fare, perché non è finito il campionato. E l'anno prossimo non lo so, ancora devi finire quest'anno, l'anno prossimo non ti so dire. Così qui siamo con il coach Polidori della Tiber, finita una partita, abbiamo commentato anche con il suo collega veramente da Montagne Russe, alla fine lo Scauri se n'è andata con lo scappo della Tiber che esce comunque a testa altissima da questa gara. Sì, è stata una buona partita, molto Montagne Russe è il termine secondo me giusto, abbiamo pagato nel finale secondo me quel terzo quarto sciagurato, scusate il termine, però poi piano piano siamo stati bravi, lucidi a rientrare in partita e non nascondo che avevamo anche in mano il possesso per poterla portare a casa. Abbiamo visto anche un po', diciamo, dobbiamo dire deluso da alcune scelte arbitrali nel finale, non so se le vuole commentare, se magari abbiamo avuto un'impressione sbagliata noi da lì su. No, scelte non deluso, l'enfasi del gioco, poi uno rianalizza, rivedrà la partita, faccio i complimenti ai due arbitri della partita perché comunque sia non era facile arbitrare una partita del genere, quindi è normale che si crea quel malcontento momentaneo, diciamo. Capita quando entrambe la vogliono davvero vincere. Sì, momentaneo. Una domanda quindi rapida per chiudere, come giudica questa stagione? Arrivata ormai praticamente al termine, tornerete a casa a giocare contro la terza in classifica per chiudere questo campionato, siete salvi, come giudica questa stagione quindi arrivata quasi al termine? Ma la stagione la giudichiamo dai due volti, nel senso la prima parte è una gran stagione, la seconda ci siamo un po' assestati in base ai risultati del girone di andata, eravamo una neopromossa, ci siamo salvati con due giornate d'anticipo, siamo soddisfatti dal punto di vista del risultato per la prima squadra. Contemporaneamente, non questa settimana ma il 26, ci giochiamo un quarto di finale per il titolo italiano Under 20, che comunque sia è un altro risultato importante perché è il terzo anno consecutivo che arriviamo. Abbiamo anche detto in telecronaca che... sì, diciamo, ecco, come primo anno siamo soddisfatti che non siamo passati per la roulette russa dei playout, ma ci siamo salvati meritatamente sul campo. I ragazzi sono stati fantastici perché se lo sono strameritato sul campo. E quindi con l'augurio di chiudere con una bella festa in casa, io la lascio e grazie mille. Grazie mille, in bocca al lupo a voi.